Anche Caltanissetta, in occasione della 20ª edizione della Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, si è mobilitata per aiutare le tante famiglie in difficoltà. Un'iniziativa di solidarietà promossa dal Banco Alimentare che si è svolta sabato scorso e che ha visto davanti a 11.000 supermercati di tutta Italia migliaia di volontari in giallo per chiedere di donare parte della propria spesa per rispondere ai bisogni dei più poveri. Una giornata che ha visto impegnati tanti volontari del Banco Alimentare di Caltanissetta e del Rotaract nei supermercati della città, che a loro volta hanno dato un contributo non solo umano ma anche materiale, donando alimenti. Sino al 3 dicembre inoltre si potrà aiutare l'organizzazione della colletta alimentare con la donazione di un'offerta minima di 2 euro, sia da rete fissa che da rete mobile, chiamando il numero verde 45 51 2. Questa giornata nazionale della colletta alimentare è un grosso contributo che diamo alle famiglie, perché in questa giornata raccogliamo circa il 15% di tutto il prodotto alimentare che viene fornito durante tutto l'anno. Questi prodotti vengono raccolti in un deposito qui a Caltanissetta e nel giro di 10 giorni verranno distribuite alle parrocchie e alle associazioni convenzionate col Banco Alimentare, che poi ovviamente le distribuiranno alle persone bisognose che sono accreditate presso le parrocchie o le associazioni. La povertà a Caltanissetta in questi anni è aumentata. Nonostante gli sforzi del Banco Alimentare, ogni giorno di più ci sono persone che si rivolgono alle parrocchie perché stanno veramente male. La reazione è eterogenea, tendenzialmente chi paradossalmente attraversa uno stato di maggiore bisogno risulta anche più disponibile a donare alle volte invece chi vive una situazione economica più florida si mostra un po' più diffidente. Confidiamo comunque tutti nella buona fede, nella disponibilità e nel sentimento di solidarietà sociale che muove l'intera iniziativa.